Deputati regionali a scuola, da che cosa nasce questo corso in un momento in cui la gente si allontana dalla politica? Nasce dall'esigenza di alcuni giovani deputati del Movimento 5 Stelle che hanno ritenuto opportuno confrontarsi con le normative sia di diritto amministrativo che di diritto costituzionale che di economia per affrontare, secondo me, in modo corretto il loro mandato parlamentare. E questo noi ci ha trovato assolutamente consenzienti e assolutamente attenti. In realtà noi cerchiamo nel nostro piccolo di essere sempre attenti e ci rivolgiamo a tutto ciò, in maniera particolare a tutto ciò che di nuovo si presenta nel campo politico. Per cui quando ci è stato chiesto questa rapidissima attività da mettere in piedi, la prima cosa che ci siamo chiesti pure al nostro interno, come renderla, diciamo, innovativa, tra virgolette. Non a caso quest'estate abbiamo realizzato il nostro annuale stage proprio sulla Smart Politic, e quindi a un certo punto abbiamo deciso di riprendere, recuperare parte di quel nostro percorso, quindi in continuità, e buttandola proprio sulla Smart Politic, proprio riprendendo questo titolo. Per essere smart devono essere politiche intelligenti. Per essere intelligenti, queste politiche, un po' come sottolineava il dottore Hamel, devono essere basate su delle informazioni. E quindi l'obiettivo dell'app è rendere maggiormente fruibili un pacchetto di informazioni affinché degli utilizzatori finali possano poi adoperarsi per porre in essere delle politiche intelligenti, ovvero basate su delle competenze, ovvero su delle conoscenze, ovvero su delle esperienze, su delle analisi e così via. E questa è la chiave di lettura che abbiamo dato al concetto di smart politics. A questo punto io apprezzo l'intelligenza, perché a questo punto è questo, di questo si deve parlare, di alcuni deputati che consci della loro provenienza e delle loro esperienze professionali si rendono conto che compiere delle scelte così gravose e così pesanti per la vita e incidenti sulla vita di tante persone necessita che quantomeno si fondano su una base di competenza minimale, cioè si debba sapere di che cosa si parla prima di decidere su quegli argomenti.